una nuova forma di sponsorizzazione per pagare un costoso restauro è approdata in piazza Malpighi. Si tratta di un moderno video wall, un maxi schermo con il quale sarà in parte finanziato il restauro della Basilica di San Francesco. I dettagli in questo servizio. La Basilica di San Francesco a Bologna, il più antico esempio di gotico francese in Italia, è uno dei monumenti più importanti della città e come ogni monumento ha bisogno di continui e costosi restauri. Per questo i frati minori conventuali si sono ingegnati al meglio per raccogliere i fondi. Stiamo intervenendo adesso sul tetto e sappiamo che il tetto è la cosa più importante poi alla fine perché protegge tutto il resto. E c'erano delle infiltrazioni, abbiamo scoperto anche molte travi marce o cadute e quindi molte tegole rotte, eccetera, e quindi siamo partiti da lì, anche se poi speriamo di poter pian piano portare avanti anche altri lavori. E allora come finanziare tutto questo? Abbiamo chiesto prima di tutto a chi ci frequenta e anche ai numerosi turisti che vengono qui in Basilica, ma poi ci sono venute incontro altre possibilità. Abbiamo chiesto alla Fondazione Carisbo per esempio un finanziamento, un contributo, e questo ci è stato accordato, quindi ci darà 100.000 euro, però la spesa è molto molto più grande. E allora c'è stata anche la proposta da parte di Verni Pubblicità di mettere questo maxi schermo, in cui è interessante, vengono messe pubblicità ovviamente, e le ditte che fanno pubblicità finanziano, contribuiscono così in parte a finanziare questi lavori, e l'idea è stata anche quella di aggiungere, di non fare solo pubblicità, ma mettere in evidenza anche gli eventi di Bologna e quindi avvisare su ciò che accadrà, e in particolare gli eventi della Basilica poi, che tra l'altro in questo periodo saranno numerosi avvicinandosi alla festa di San Francesco. C'è anche una ragione ecologica per il fatto di utilizzare uno schermo di questo tipo, perché permette di far girare pubblicità senza avere degli scarti continui che sono anche molto nocivi, insomma, e problematici.